Supermercato Tigre Amico, qualità e cortesia al vostro servizio. Carni, salumi e formaggi di prima scelta, frutta e verdura appena colte. Tigre Amico, il gusto della freschezza e il piacere del risparmio. Tigre Amico offre anche produzioni interne. Supermercato Tigre Amico, a Teramo, in Viale Crucioli 56, a San Nicolò a Torvino, con ampio parcheggio, in Via Cristoforo Colombo 5. Bentrovati al TG Teramo. Oggi il giornalismo abruzzese è in lutto. Questa notte è venuto a mancare, dopo una lunga malattia, il giornalista Giovanni Verna. Voce storica di Rai Abruzzo, per la quale ha svolto incarichi di giornalista e caporedattore, per 17 anni anche direttore del settimanale diocesano L'Araldo Abruzzese. Giovanni Verna era nato ad Atri il 20 aprile del 37 ed era iscritto all'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo dal 24 maggio 73. Lascia alla moglie Gina e i figli Tina e Santino. I funerali si svolgeranno domani alle 15.30 nella parrocchia San Nicola di Atri. E da parte della redazione tutta di TV Teramo, condoglianze alla famiglia di Giovanni Verna. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Alba Adriatica hanno arrestato in flagranza di reato per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti una coppia di disoccupati. Fabio Canzanello, 35enne, originario di Napoli ma residente a San Benedetto del Tronto, e la sua convivente Assunta Tedde, 34enne, di Alba Adriatica, che erano nell'abitazione dell'uomo a Villa Rosa di Martinsicuro, intenti a confezionare dosi di cocaina. Sul tavolo della cucina i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa un etto di cocaina, alcuni grammi di mannitolo, un bilancino di precisione e il materiale occorrente per la preparazione. Dopo le formalità di rito, i due sono stati rinchiusi nel carcere di Castrogno ed ora a disposizione dei magistrati. La Guardia di Finanza ha scoperto 100 lavoratori irregolari, dei quali 72 in nero, e due evasori totali nell'ambito dell'operazione Illegal Work, condotta su tutto il territorio abruzzese per contrastare l'economia sommersa e il lavoro nero. L'attività è stata disposta dal Comando regionale Abruzzo ed eseguita dai comandi provinciali dell'Aquila, Chieti, Teramo e Pescara, insieme agli uomini del reparto operativo aeronavale. I due evasori totali sono un rivenditore di autoveicoli di Giulianova e una maga di Nereto. Dal punto di vista territoriale, la provincia maggiormente interessata risulta proprio Teramo, con il 41% delle posizioni irregolari, seguita dall'Aquila con il 33%. Ed ora parliamo dell'8-0 e le polemiche dei residenti. È stato trovato l'accordo, ieri c'è stato il primo incontro con 12 proprietari degli edifici danneggiati dai lavori dell'8-0. Risolti i primi contenziosi con l'ANAS grazie alla mediazione del sindaco Maurizio Brucchi. A luglio partiranno i lavori del secondo lotto, ma tutto questo lo ascoltiamo ai microfoni di Vanessa D'Antò. Sindaco Maurizio Brucchi, ieri pomeriggio all'Aquila l'incontro con l'ANAS per il risarcimento alle famiglie e per la definitiva attivazione dei lavori. 12 le famiglie con la quale è stato raggiunto l'accordo, 3 con la quale ancora lavorare. E l'appalto da cominciare. Ma sì, ieri il tavolo permanente si è svolto all'Aquila, abbiamo parlato prima dei lavori da terminare, quindi abbiamo parlato prima del secondo lotto. Il 12 c'è l'aggiudicazione, c'è l'apertura delle buste, quindi l'aggiudicazione provvisoria, poi l'aggiudicazione definitiva entro luglio, quindi insomma per agosto potrebbero cominciare i lavori del secondo lotto, e questo è un aspetto importante. Abbiamo parlato dei due ponticelli da sistemare sul lungo fiume
Abbiamo parlato dei lavori degli scavi archeologici che inizieranno anche a breve per quanto riguarda l'area archeologica della Cona. E poi siamo passati all'incontro con i danneggiati, ci sono stati circa 15 incontri, di questi 12, sui 12 si sono definiti un po' gli aspetti e quindi 12 saranno risarciti, 3 situazioni sono invece da approfondire perché il discorso è un po' più complesso. Però mi sembra una cosa assolutamente positiva che dopo tanti anni, dopo aver aperto il lotto zero, si risolve anche il problema, si sta risolvendo anche il problema danneggiati, una cosa assolutamente positiva della quale sono soddisfatto, perché ero diciamo tra virgolette, qualcuno aveva eccepito sul fatto che mi occupavo soltanto dell'apertura dell'80. Io mi sono occupato prima dell'apertura dell'80 e ci siamo riusciti, adesso mi sto occupando anche dei soggetti danneggiati, che devo dire dopo 10 anni si è aperto l'80, dopo 10 anni anche i danneggiati verranno risarciti per i danni subiti. La stampa oggi riporta delle parole nei suoi confronti molto belle, nel senso qualcuno la definisce buon mediatore e da altre parole si sente dire che lei ha reso in parte forse felici questi abitanti di queste case, di queste vie. Ma guardi, io sono il sindaco di questa città e sono il sindaco di questi cittadini e quindi devo, come dire, raccogliere le loro richieste e cercare di esaudirle. Io ieri credo che sia stato fatto veramente un buon lavoro, anche il fatto che il sindaco era seduto accanto ai cittadini in un discorso di un confronto con l'ANAS credo che sia stato assolutamente positivo e ha fatto anche sentire i cittadini, come dire, che il sindaco c'è, che la città c'è, che la presenza era a rafforzare un senso di appartenenza importante. Questo è un lavoro che io ho fatto molto volentieri e devo dire che anche ieri i cittadini, diciamo così, mi hanno fatto i complimenti a me, ma alla città di Teramo, al ruolo che io rivesto per questa attività. Quindi veramente una grande soddisfazione per quello che sta accadendo. Spero che presto, il 19 ci sarà un secondo incontro, spero che presto si concluda questa fase relativa ai danni subiti dai cittadini teramani e sarà un altro punto di arrivo, sarà un altro taglio di nastro, diverso ma comunque un altro traguardo raggiunto. Esce da Corso San Giorgio e imbocca la rotatoria al contrario in direzione dei Tigli e Viale Crucioli, invece che verso la Villa Comunale. È stata rischiata la tragedia ieri pomeriggio in pieno centro a Teramo. Un uomo alla guida di una Panda ha tranquillamente svoltato a sinistra, immettendosi nel flusso di traffico della piazza, inconsapevole che il senso fosse contrario. Almeno crediamo sia questa la motivazione del gesto, considerato se si fosse trattato di una sveltezza commessa per correre il tragitto più breve verso la propria destinazione. La fortuna ha voluto che a quell'ora il traffico fosse meno intenso e soprattutto che di fronte provenisse una volante della polizia. Il poliziotto alla guida ha avuto la prontezza di appunto fermare immediatamente l'auto e di segnalare il clamoroso quanto pericoloso errore al conducente dell'utilitaria. Di lì a pochissimo sono sopraggiunte altre auto e si è formata una coda con tanto di ingorgo, giusto il tempo necessario di far prendere coscienza al disattento automobilista del rischio corso da lui e dagli altri e di permettere l'inversione di marcia alla Panda. Parliamo di lavoro, la CGIL Teramo denuncia Teramo, una provincia con tante spine. Venerdì lo sciopero e la manifestazione. Il servizio di Vanessa D'Antò. Giampaolo Di Edoardo, venerdì lo sciopero della CGIL. Sì, uno sciopero generale di 8 ore di tutte le categorie, con manifestazione e corteo a Teramo alle ore 9, l'appuntamento è a Largo Madonna delle Grazie, poi il corteo si snoderà per le vie di Teramo e si concluderà a Piazza Martiri con il comizio finale. I vari temi affrontati per lo sciopero premono molto la CGIL ormai? Sì, noi come noto dal 2008 denunciamo una situazione di questo tipo, scendiamo in piazza, manifestiamo, noi sappiamo di chiedere un grosso sacrificio ai lavoratori. In questi tempi una giornata di sciopero costa le famiglie, costa i lavoratori. Però non abbiamo altra strada per far sentire, non abbiamo altra via. Per dare una speranza ai precari, ai giovani, ai disoccupati, ai cassi integrati, agli inoccupati, a coloro che inviano curriculum a decine e decine e che nessuno gli risponde, ai pensionati a 750 euro al mese. Le soluzioni ci sono, possono esserci. Noi si parla che c'è una timida ripresa, è talmente timida, guardi, che si vergogna di farsi vedere perché io ancora non l'incontro. Ritiene che da parte dei teramani sarà forte il riscontro di questa manifestazione? Guardi, vediamolo il 10 a mattina, il 6 a mattina intorno alle 10 e vediamo che cosa succede. Noi ci proviamo.
e da ieri hanno preso il via i lavori per l'arrivo del Giro d'Italia a Teramo, previsto, ricordiamo, per la data del 17 maggio. Interventi nella rotonda di Porta Reale e Madonna delle Grazie, i cordoli di cemento che erano stati cementati attorno alla statua di Garibaldi sono stati rimossi con i mezzi meccanici. Adesso bisognerà smantellare due pensiline riservate alle fermate dei bus navetta, pensiline site dinanzi alla scuola Noè Lucidi. Poi tutto il viale dovrà essere messo in sicurezza secondo le prescrizioni stabilite dall'RCS, che è la società che gestisce l'avvenimento agonistico che torna a Teramo dopo anni di assenza. Sventolerà anche quest'anno la bandiera blu sul mare del Lido delle Rose a Roseto. Il riconoscimento per le spiagge con il mare pulito sarà consegnato al comune di Roseto il 10 maggio prossimo nel corso della cerimonia ufficiale che si svolgerà alla presenza del Consiglio dei Ministri. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Franco Di Bonaventura e l'assessore al turismo Achille Frezza. Siamo molto contenti, è dal 1999 che possiamo far sventolare sul nostro litorale la bandiera blu quale riconoscimento per il lavoro che continuiamo a fare per preservare il nostro mare e le nostre spiagge, così ha sottolineato il sindaco Franco Di Bonaventura. E il 7 maggio a Castelnuovo Vomano si svolgerà la manifestazione Castelnuovo Live. Dalle 21 in poi in piazza della chiesa si esibiranno diverse band per una serata tutta dedicata alla musica, i particolari nel servizio di Fabiana Natale. Giuseppe Marziani, direttore artistico dell'Associazione Canto Libero, è qui a presentarci la manifestazione Castelnuovo Live. Qual è il programma dell'evento? Sì, questa è la terza edizione che facciamo a Castelnuovo Mano. L'evento si terrà il 7 maggio in piazza della chiesa a Castelnuovo Mano, per appunto. Ci saranno tre gruppi musicali, la prima la cover band di Vasco Rossi, poi c'è il tributo a Rino Gaetano che appositamente presenterà un singolo per il trentennale della morte di Rino Gaetano che si terrà il 2 di giugno. Appunto il pezzo si chiama Arrino, scritto e arrangiato da Dante Sbracci, e poi ci saranno i Sound Soul che presenteranno il nuovo disco. L'associazione Canto Libero si attiva da anni per promuovere eventi e anche gruppi emergenti. In che modo li sostenete? Sì, per appunto li sosteniamo per la vendita di gruppi nei locali, la promozione di DVD e la realizzazione di CD musicali. Quindi una guida per indirizzare i giovani talenti? Una guida perché diciamo il mercato che ci offre è veramente misero e quindi facciamo di tutto per promuoverli e far sì che arrivino alle case discografiche. Sound of Soul, gruppo emergente di questo evento, come avete iniziato? Ma noi abbiamo iniziato ormai 8 anni fa, semplicemente perché ci piaceva suonare in realtà, che ci piaceva tanto suonare. Ci piace tuttora tantissimo suonare. Durante la nostra, la vuoi chiamare, carriera musicale abbiamo fatto esperienze di tante cose, tanti concerti, tanto tempo all'estero. Quello per cui abbiamo iniziato è anche lo stesso motivo per cui siamo qui e saremo il 7 maggio a suonare. Perché pensiamo di avere una sottospecie di visione diversa di quello che è il mercato discografico, di quello che è la discografia in generale. E quindi l'abbiamo sempre portata avanti anche con una certa violenza intellettuale che ci ha anche abbastanza ogni tanto complicato la vita, però voi non vuoi dicono che il duro lavoro e la coerenza paghino, quindi noi rimaniamo fermi delle nostre idee. Per questo motivo siete andati all'estero, diciamo, a fare esperienza? Sì, noi tre eravamo poco più che ventenni e siamo stati 5 anni a Dublino. Siamo partiti proprio per questo motivo, perché ci sentivamo non capiti e non apprezzati dalla discografia italiana. Poi quindi sì, purtroppo la cosa che ci ha amareggiato è che quando siamo tornati dall'Irlanda, con tutto un altro tipo di comunque esperienze e curriculum, però essendo sempre le stesse persone, con le stesse idee, miracolosamente siamo diventati un prodotto commerciabile e interessante. Però in realtà eravamo sempre gli stessi, non avevamo cambiato niente. Erano gli stessi di quando eravamo partiti, semplicemente che la discografia italiana si basa sull'etichetta che ti possono dare. Se tu non hai nessuna etichetta non puoi essere scannerizzato e venduto. Se tu hai un'etichetta, cioè sei stato in Irlanda, hai suonato, ti hanno apprezzato, già per questo puoi essere scannerizzato e venduto, senza capire che le idee erano buone anche prima. Questa è la cosa che ci amareggia e che ci fa anche stare male.
Ed ora concludiamo con un altro appuntamento per la città di Teramo, la gag del drive-in in scena al Comunale. Il comico Gianfranco D'Angelo e la soubrette del bagaglino Valentina Sullo sono i protagonisti a Teramo di 40 anni di risate. Uno spettacolo teatrale di beneficenza in programma domani 5 maggio alle 17 e alle ore 21:30 al Teatro Comunale di Teramo. E con questa notizia termina qui il nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Supermercato Tigre Amico, qualità e cortesia al vostro servizio. Carni, salumi e formaggi di prima scelta, frutta e verdure appena colte. Tigre Amico, il gusto della freschezza e il piacere del risparmio. Tigre Amico offre anche produzioni interne. Supermercato Tigre Amico, a Teramo, in Viale Crucioli 56, a San Nicolò a Torvino, con ampio parcheggio, in Via Cristoforo Colombo 5.